Mamma. Ah. Inizia benissimo questo vlog. Oh yeah, mi è venuto? Allora, a parte che sembra che ho la pelliccia. Ok. Bene, eccoci. Ah, mi è venuto un attacco di starnutite acuta. Oh Gesù. Oh, non ce l'ho fatta negli occhi aperti. Ah, ok, non so che cosa sia, però ogni tanto mi viene o la polvere, perché i pippolini bianchi a regola fuori non ci sono più. Quindi, boh, fatto sta, benvenuti in questo nuovissimo vlog, ragazzi e ragazzi, oggi bisogna fare un po' di robe. Oh no, oh, ce la fa. Vabbè, allora, sto facendo il cambio delle lenzuola, ovviamente. Ho già bevuto. Non si può continuare così, ragazzi. Ok. Ho già bevuto il caffè, stavo dicendo, e ho dormito pochissimo. E poi usciamo, mi preparo, mi rifaccio un attimo il viso. È che stavo iniziando la skincare, solo che mi è presa sta roba. E quindi devo iniziare. Mi preparo, usciamo, andiamo a vedere se finalmente Hermès fosse aperto o magari boh, c'ha una chiusura straordinaria. E poi torniamo qui a casa perché stasera, dopo cena, mi ha appena scritto, arriva Mark. Viene dopo cena perché ha detto che ha lasciato il borsello a casa, insomma, un casino, è al lavoro, quindi non può venire direttamente perché deve ritornare a casa a riprendere il portafoglio perché dentro c'ha anche, oltre alle carte, c'ha anche la patente, quindi non sa come fare, insomma, un casino. Ho fatto sì, va bene, tanto da lavorare, non ti preoccupas. Quindi, benvenuti in queste nuove 24 ore insieme a me. Certo, la potevo fare io la doppiatrice di Ariel. Nel senso, ma sono bravissimo! Cioè, di prima mattina in questo modo cantare così come una sirena. Anyway, allora, sono un po' pazzo oggi, nel senso che mi sento tutto scombussolato, perché siccome Aida doveva tornare a scuola, come ben sapete, ieri, ma se voi... Non so quando vedrete questo video, forse o il giorno dopo o il giorno dopo ancora. Insomma, ci siamo svegliati tipo alle 7, ok? Ma siamo andati a letto? Non lo so, io non so lei, ma io alle 3 ero ancora lì. E quindi, insomma, si è svegliata, io mi sono svegliato, si è preparata, ci siamo salutati e ho detto ormai ci sono, edito il video. E quindi... Diciamo che sono un po' e non so quello che racconterò oggi, raga, perché siamo un fiume in piena. Sono super, 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 super entusiasta al tempo stesso perché ho un po' di cose, un po' di progetti da fare. Allora, innanzitutto vi devo dire una cosa. Vi ricordate di quando vi ho portato con me per le registrazioni delle audizioni di Italia's Got Talent a Catanzaro e poi a Vicenza? Ecco bene, non vi preoccupas perché lo so che mi chiedete poi, ma che fine ha fatto, quando usciranno le cose? Così ci stiamo lavorando, ho visto in anteprima il primo video, devo dire, potevano usarmi un po' di più. Però tra poco, ovviamente, su Instagram saprete tutto. Uscirà il tutto e quindi lo vedrete. Non vi preoccupa se sono super contento perché alla fine mi è piaciuto come primo video editato, ok? Ovviamente tipo un reel, quindi dura pochissimo, non è che potevano incentrare il tutto su di me. Ora non so se in realtà quella è una bozza o sarà la cosa... Oggi c'è un viso strano. O sarà il video ufficiale, però
Però dai, carino, carino, hanno preso proprio un pezzo di me carino. Quindi a giugno sicuramente uscirà qualcosa e ci siamo quasi. Giugno sarà un mega mese, perché voi sapete che giugno è il mese del Pride e sapete che io da quando abito a Milano ogni anno vengo al Pride a Milano. Quest'anno a Milano ci sarà il 26 giugno, o 26 o 24, una delle due date, ora non mi ricordo molto bene, ma come vi avevo già anticipato, probabilmente quest'anno ne farò più di uno e lo farò anche un po' in giro per l'Italia. Vi posso dire quasi con estrema certezza, sto parlando del 90% delle possibilità, un altro Pride a cui assisterò, a cui parteciperò, probabilmente, quasi sicuramente, sarà quello di Firenze. Perché? Innanzitutto è il primo in assoluto, nel senso che a Firenze non lo hanno mai fatto, non avevano mai dato la concessione e quindi per il primo anno Firenze ospiterà una parata del Pride. Seconda cosa, Firenze è la casa mia, ragazzi, e non potevo mancare. E quindi potete segnarvelo, non so... Dovrebbe essere a luglio quello, i primi di luglio, qualcosa del genere. Però segnatevelo che molto probabilmente ci vedremo, ci incontreremo. E lì ci possiamo incontrare, perché comunque è una parata pubblica. Non penso di dover chiedere delle autorizzazioni se ci fermiamo un attimino a fare due chiacchiere o a salutarci. Mi sembra strano. E poi ci saranno altre cosine... Che però, che palle. Allora, sappiate che, non vi preoccupas, mi metto a sedere perché anche se qui la luce fa cacchier, no, ancora peggio. Perché ho questa casa? Insomma, sappiate che, ragazzi, da ora, è tutto l'anno che è così, però ancora di più, da ora, per tutto il mese fino a luglio, staremo insieme ancora di più. E soprattutto faremo anche cose nuove e ci saranno anche, crociamo le dita, dei lavori nuovi che vi farò vedere, a cui sto lavorando. E se uno fra tutti, non vi dico niente perché ancora non mi hanno scelto, perché ancora non ho la certezza e tutto quanto, ne stiamo solo parlando, ma se uno fra tutti entrerà quest'anno con me, non lo so, vi sposo tutti, ragazzi, vi sposo tutti e soprattutto perché se entrerà questo lavoro ci sarà un altro mio viaggetto in un'altra città d'Italia e speriamo. Anyway, sarà un mese duro, però al tempo stesso sarà anche un mese di festeggiamenti, anche perché sarà il mio compleanno il 3 giugno, che vi sto a rompere le bolse ormai da 2 mesi, praticamente come se lo avessi già festeggiato. Voi sapete che quando c'è il mese del mio compleanno non è il mese del Pride, ma è il mese del compleanno di Cristiano. Quindi io direi che la vita mi sorride? No, sono io a sorridere alla vita. Mi sto comunque anche grazie alle mie agenti, alle mie manager, perché sono bravissime, ragazzi, finalmente. Sono in delle mani super. E sì, devo dire che mi va abbastanza bene adesso. Ora mancherebbe solo raggiungere 1 milione di iscritti su YouTube. E poi posso anche andare... in una casa di riposo, ovviamente continuando a fare i video. Fatto sta che, siccome al tempo stesso avete notato molto spesso, e soprattutto in questi giorni, anche perché me l'avete scritto in direct, io vi amo perché anche voi non avete filtri come me, e è bello questo rapporto, che ci diciamo le cose così, senza un filtro appunto. Insomma, mi avete detto anche preoccupati, moltissimi, oddio, ma Cristiano, ma riposati per favore, perché c'hai il peggio viso, stai andando a peggiorare, ma non in senso negativo, come per dire fai schifo,
Forse sì, però erano più messaggi come per dire: guarda, noi ci siamo, non ti preoccupare, se un giorno vuoi riposarti invece di metterci un video, lo capiamo, cioè ne va della tua salute anche mentale, no? Anche perché, come dicevi te, cioè dicevo io a gennaio, quando vi ho detto che iniziavo a fare un video al giorno, arrivi poi non ce la fai arrivare a dicembre e poi fare il TSO, te lo fanno subito. Allora io ho deciso così oggi, siccome non ho voglia di riposarmi, perché chi non lavora non fa l'amore, ragazze e ragazzi. Oggi, siccome ci sono state tutte queste belle novità, siamo appena sopravvissuti alla prima, alla premiere della Sirenetta qui a Milano, e è stato un bel traguardo, e non so se lo sapete, in realtà a Disney io gli ho scritto, gli ho fatto: sentite, allora, o mi fate andare alla prima della Sirenetta o se no mi licenzio. Vabbè, ovviamente ci sarei andato ugualmente. E insomma, siccome ci sono tutte queste cose, sia lavorativamente parlando, sia facendo i video qua su YouTube e così, ho deciso che per quest'anno posso fare uno strappo alla regola e di farmi un quinto autoregalo di compleanno che andremo ad acquistare oggi. Il problema è che oggi ci sono 27 gradi a Milano, quindi non so come vestirmi. Raghi, ma come mi vestirò? Io dico sempre, non so come vestirmi e poi mi vestirò come sempre. Cioè, pantaloni neri. No, lo sai cosa? Potrei provare a mettermi i pantaloni, quelli nuovi, che vi ho fatto vedere, che ho comprato da Zara. L'unica cosa è, trovali. Dove sono? Oh, ok. Sono qua. Mi potrei mettere questi, che sono stile cargo, stile, ma comunque sono molto leggerini, leggerini. Poi una t-shirt bianca e poi il giacchettino, quello che ormai è una camicia, ma è diventato un giacchetto, quello di H&M per Mugler. Facciamo una prova. Pum. Oh, cado. Che dite? Può andare? Boh, secondo me sì, è un po' casual, magari i pantaloni un po' più in giù. Ok, dai, sì, ci può stare. Sorratemi, sorratemi, ma mi aveva chiamato il mio babbo. Mi ha detto che devo pagare il bollo, me ne ero dimenticato, mamma. Ma io che l'ha mai pagato il bollo della macchina, nel senso, ci ha sempre pensato lui. Quindi dovremmo andare anche dal tabacchi. Tutta la spesa. Vabbè, faremo tutto. Nel frattempo qui se ciao. Ciao, vabbè, prendo la borsa. Ehi, mambo, mambo italiano. Ci siamo. Possiamo partire, direi. Come vorrei dirti anch'io. Qui dietro c'è la carta. Praticamente, raga, allora, prima delle polemiche e tutto quanto, sto concentrando tutte le spese adesso perché, come ben sapete, il 31 maggio mi scade il bancomat, mi scade la carta, no? E è già arrivata, me l'ha detto mio papà, solo che è arrivata in Toscana. E siccome non so quando tornerò in Toscana, che ci devo andare per forza prima che io parta per la vacanza, e però non so quando, e non so quanto devo stare senza questo benedetto bancomat, tutte le spese che devo fare le faccio adesso. Così. Ci sta. Ci siamo, andiamo a vedere se c'è fila e soprattutto se sarà aperto. Dovrebbe essere aperto e non ci dovrebbe essere fila questa volta. Meno male. Sì, per favore, naturale. Sto aspettando. Però ci sono, ci dovrebbero essere le cose che voglio, quindi incrociamo le dita. E l'abbiamo fatta. Ci siamo. E ora, prima di andare a casa, passiamo da Starbucks, ovviamente, perché c'è troppo caldo. E poi vedrete. Sto morendo di caldo, ragazzi, è impossibile sta roba. Mamma mia, agosto. Ormai nuova droga, Dragon Coconut, ragazzi. Super, super buono. Buono. Oh,
pagato anche il bollo, 132,58 euro per una macchina che uso una volta all'anno. Vabbè, ci stiamo, dai. Vabbè, grazie. Andiamo a casa ora, dai, che ho fatto tutto, grazie. E cerchiamo di non farlo fare. Eravamo sudati, ma ci siamo. E siccome negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, sono stato un po' STRONZO con voi, che vi dicevo, andiamo a comprare i miei autoregali, però li vedrete il 3 giugno, ho deciso che siccome questo sì è un autoregalo di compleanno, ma è più un autoregalo per galvanizzarmi, per ricompensarmi del duro lavoro di questi mesi. Quindi, unboxing oggi, ora. Cioè, ma a voi vi pare che io devo stare seduto sulla lavatrice quando fa la centrifuga, perché sennò fa rumore che fa così e ho paura per la vicina che poi faccia casino? Non mi sembra normale. Ora, mi sto asciugando un attimo, sto prendendo tempo per quello. Aspetto che finisca la lava così non fa rumore e poi facciamo l'unboxing! So, sembra fatta apposta, però prima mangio qualcosa, mangio i tortellini perché sto morendo di fame e nel frattempo sto editando dei video, così mi porto avanti, così poi ci possiamo concentrare. Arriva ragazzi, arriva, tanto no, non abbiate fretta e non abbiate furia di scoprire cos'è, perché me lo boccerete tutti. Ok, lo so, vi sentirete male perché ho rifatto i tortellini con ragù. E non si fa, ma avevo voglia, io ho queste strane voglie, secondo me sono incinta. Non è possibile. E poi dobbiamo anche andare a comprare qualcosa al Carrefour, perché sennò povero Marco lo lascio sempre a digiuno. Poverino. Buon appetito a tutti. Io amo. Amo. Eccoci qua. Ragazze e ragazze. Allora, sono super contento perché effettivamente diciamo che è il mio primo acquisto con la busta arancione, se non contiamo l'autoregalo, quello che mi sono fatto il 25 aprile a Firenze, che però è ancora rinchiuso, non l'ho mai aperto e dobbiamo aspettare il mio compleanno. Ma qui questa volta lo apriamo adesso e dovrei anche poi ricreare in qualche modo il nodo, perché ci voglio fare anche il video spacchettamento ASMR, perché ormai sono fissato e ho fatto tutti i profili sia su Instagram che su TikTok. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, andiamo ad aprire l'acquisto di oggi di Hermès. Fortunatamente era aperto oggi, a differenza di domenica. È un acquisto che effettivamente era pensato, non tanto in realtà, l'ho sempre visti queste cose, però la fissa mi è venuta ultimamente, mi sono detto, ma quale scusa migliore per non autocelebrarsi, per non farmi un regalo non per il mio compleanno, ma per il duro lavoro svolto e soprattutto per l'impegno che ci metto da qualche mese a questa parte? Andiamo subito a prenderli, anzi, prima di prenderli dovevamo provarli, perché sennò potevo prenderli online. E sapete già, perché sto parlando al maschile, non è ovviamente una collana, non è ovviamente una borsa, perché è quasi impossibile prendere una borsa di Hermès, ma forse col tempo ce la faremo. Andiamo a spacchettare e vi racconterò tutta la storia. Allora, io posso... No, devo fare così per forza. Ok, togli questo. E poi anch'io... Eccoci qua con la scatola arancione, quanto è belle. Vabbè, sono fissato. Allora, questo è un po' un problema adesso aprirlo. Facciamo così, così, poi lo rimetteremo in qualche modo, faremo. E 3, 2, 1, andiamo ad aprire la scatola. Eccoci qua, è un paio di calzature e
Più precisamente, raghini e raghene, sono questi. Ho preso i sandali. Vi tiro fuori anche l'altro. Oh, è andato via. Vabbè. Eccoci qua. Ho preso questi. Mamma, come sono morbidi. Questi sandali qua per l'estate o comunque per le serate. Allora, me li sono immaginati tipo per degli aperitivi, quando è caldo, che ho tipo dei pantaloni bianchi, una camicia di lino, comunque anche una t-shirt così. Mi piacciono molto. Il colore scelto è questo qua, non so che colore è perché io pensavo fosse marrone, ma loro l'hanno chiamato tipo miele, qualcosa del genere. E ho scelto il modello con la rifinitura qua che fa tutto il giro della mega H. Il numero è il 42 e mezzo, perché io gli ho detto, allora, ho visto sul sito che, boh, calzano un po' strani. Io sapete che ho il piede un po' strano, cioè è lungo e sottile, quindi gli ho fatto al commesso che mi ha servito. Io di norma ho il 42 e mezzo, 43, vediamo un po', e però non so. E lui mi ha fatto provare prima un 42 normale, e poi mi stava un po' fuori il tallone, e poi il 42 e mezzo. La scelta era tra questi qua e quelli neri che vi metto qua, perché avevo visto anche quelli neri, mi piacevano, magari dicevo, boh, forse li sfrutto un po' di più, però esteticamente mi piacciono molto 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 di più di questo colore. Quelli neri, il 42 e mezzo, non c'era in negozio, e quindi questo l'ho pensata come un segno del destino, che dovevo prendermi questi, che costano 5 euro in più alla fine di quelli neri, penso, per via della ricamatura, insomma. Spero che non mi si rompa. E devo dire che mi calzano a pennello, ma non ve li faccio vedere calzati senza calzino, perché per vedere i miei piedi dovete pagarmi. Sto scherzando, Sugar Daddy Instagram. Anyway, allora, sono tutti di pelle, ovviamente, e devo dire che la suola è super morbida, quasi come se fosse una specie di camoscino, no? Scamosciato. Voglio vedere quanto dureranno, perché qui vai a fare una passeggiata sull'asfalto rovente di Milano e ti si rovinano subito in 3 secondi. Però li amo, mi stanno perfettamente e quindi poi abbiamo provato anche il 43, ma il 43 era troppo largo qua. E sì, super belli, li amo. Bello, il mio primo acquisto di Hermès che vi ho fatto vedere sono questi sandali estivi e ovviamente nella scatola ci sono anche le sue dust bag. Li userò? Non li userò per paura di sciuparli? Probabilmente, ragazzi. Però dai, io ho innamorato, anche perché ci sono tipo più di 22 colori diversi. Li ho provati anche gialli, gialli e neri, però ho detto no, dai, andiamo innanzitutto sul classico e questo mi sembra un sandalo, una ciabatta abbastanza classica, no? Che si può anche rivedere in giro, e quindi sì, sono super super contento di questo acquistino mio. Che bello, che bello. Fatemi sapere voi qua sotto tramite commento se anche voi avete dei sandali in questo modo, e soprattutto di Hermès, se li trovate comodi oppure no, perché io li ho provati ma quella mezz'oretta in negozio, quindi per il momento erano comodi. Devo vedere se durante, boh, non lo so, tutto un aperitivo mi faranno male oppure no. Però per il momento sono super super contento, e fatemi sapere anche se vi piace il colore o quale colore preferite, tanto sul sito potete andarli a vedere. Ora, dobbiamo ricostruire il tutto, ragazzi. Anche perché innanzitutto lo devo nascondere per Mark, perché non voglio che lo veda. E come devo fare secondo te? No, così al contrario. Quindi devo fare così, perché se no mi dice, ma Cristian, ma quanti autoregali ti fai? Stavo dicendo di Mark. Amore, non so, però sarà contento se io sono contento, anche perché basta che gli dico, ma perché sto lavorando tanto e quindi devo fare una cosa così. Ah, fermi tutti che forse ci sto riuscendo. Fermi tutti. Fermi tutti.
No, ho sbagliato qualcosa. Perché non mi riesce a fare il fiocco? C'è qualcosa che non va, uomo. Allora, fermi. Questo, vieni più in qua. Sì che voi non state vedendo niente, ma sto facendo un mega casino. No, ti devi girare, ma perché ti giri? Ma come fanno? Ma secondo me serve una specie di laurea per fare i fiocchi alle scatole dei vestiti. Perché è impossibile, raga. Non si fanno. Vabbè, dai, meglio che niente. Ah, rimettiamolo qua, che bello. E poi dobbiamo metterci anche il nostro fiocchettino, che a questo punto... Oh, come l'aveva messo lei? Ma che messo? Così. Tipo così. Ok. Però sto girato, no. Girati così. Cioè, ma tutto sto asino per fare cosa? Per poi riromperlo. Ok, fermi, fermi che ci siamo. Perché? Dai che ce l'ho fatta. Vedete se mancini. Vabbè, dai. Ok. Meglio che niente, ci siamo. Vabbè, comunque, vi piace oppure no? Fatemelo sapere. Sì, lo smetto. Tanto ora stasera viene Marco e quindi romperò lui con questa canzone. E prometto che da domani non ve la canterò più. Andiamo a fare la spesa veloce. Buttiamo la spazzatura. E poi facciamo la doccia e tutto, ci prepariamo per l'arrivo di mio marito. Eccoci qua, ragazzi. Dobbiamo fare un po' di rifornimento. Perché da quando non facciamo più le settimane della Lidl, perché c'è sempre le cose che abbiamo già fatto e affrontato, non ho comprato più niente. Raga, ma ci sono 29 gradi, non è molto normale anche se siamo a fine maggio. Preferivo un po' il freschino, cioè siamo passati dai 12 ai 29 così in un giorno. Diluvio universale, siccità del Sahara, ma una via di mezzo? Svuota la spesa super veloce, ho speso 50 euro ragazzi. Mortazza, formaggio, pasta, pinza, una maio, due maio, le patatine, devo smettere. Altro affettato misto, prosciutto cotto e salame. I cerottini, perché per le scarpe non si sa mai. Spaghetti. Fazzoletti. Focaccia all'olio. Le Red Bull. Pisellini. Adoro. Poi abbiamo il gran ragù. Poi abbiamo anche l'autan contro le zanzare e varie robe perché già si sta a morire. E poi il latte non è latte. Ora devo iniziare a prepararmi, quindi farò la doccia. Addio. Ok. Prepariamoci. Mamma che ansia. Ma un attimo, fermo. Che caldo. Ok, allora, ho già asciugato tutto, quindi ho ricambiato le lenzuola, cuscini e tutto quanto. Ho fatto la doccia, mi sono messo comodo e ora Mark è partito. Io non ho capito nulla. Prima aveva detto veniva, poi aveva detto veniva dopo cena, poi ora ha detto che viene ora. Insomma, boh, l'importante è stare insieme. Fatto sta, ragazzi, io direi che ci possiamo salutare qui. E fatemi sapere tutto quello che volete qua sotto tramite commento, soprattutto parlando del mio nuovo autoregalo per il mio impegno, se vi piace oppure no. E iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto, mettete mi piace a questo video se vi ha fatto compagnia. Per oggi è tutto, ci vediamo domani, ciao!